Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, siamo qui a festeggiare questo anno di attività, la terza struttura che viene gestita dalla WISP, un anno intenso di attività e i risultati si stanno vedendo. Sì, devo dire che in un anno di gestione di questa nostra terza struttura da parte della WISP veramente siamo molto soddisfatti, quindi questo anno di attività si chiude con un bilancio nettamente positivo. La struttura è più bella, ma soprattutto è più vissuta, quindi non è solamente più bella perché viene gestita, seguita quotidianamente, ma è bello che una struttura sportiva che era chiusa da tantissimi anni sia frequentata da così tanti ragazzi, bambini del nostro comune e della Miata, e non solo, vengono anche da fuori la Miata per seguire alcune attività qui proprio a Santa Fiora. Quindi questa è una cosa che ci riempie di soddisfazione, l'aver recuperato un impianto sportivo che era poco utilizzato e averlo messo a disposizione della collettività di Santa Fiora, dei comuni vicini, soprattutto a favore dei bambini, dei ragazzi più giovani, che quindi in questa maniera possono fare sport, possono divertirsi e stare insieme. Questo è lo scopo della nostra amministrazione e di questo quindi ne siamo veramente orgogliosi e dobbiamo ringraziare la WISP, tutte le associazioni aderenti che si danno tanto da fare, gli istruttori, tutti i genitori che consentono ai bambini e ai ragazzi di venire qua a utilizzare questi nostri impianti, e ovviamente un ringraziamento proprio ai ragazzi che con la loro voglia di fare, con il loro sacrificio, consentono a questa struttura di vivere e di essere viva e di animarla tutti insieme. Oggi c'è un bel clima, sindaco, ci sono tanti bambini, ci sono i genitori, c'è anche un cagnolino, e questo è un po' lo spirito che doveva animare questa struttura. Ricordiamo anche che l'amministrazione comunale di Santa Fiora, per raggiungere questo obiettivo, ha anche investito. Sì, noi ovviamente abbiamo investito diverse decine di migliaia di euro su questa struttura per renderla utilizzabile anche l'inverno, dal momento che non era riscaldata, quindi abbiamo investito oltre 50.000 euro, però credo che siano spesi bene. Abbiamo la possibilità di fare questi investimenti, lo abbiamo fatto, ma l'importante è che questa struttura dentro il paese di Bagnore sia viva e insomma, alcuni anni fa si era anche parlato dell'opportunità di dismettere questa struttura perché non veniva utilizzata. Abbiamo voluto scommettere invece su un'esperienza nuova, su un'esperienza diversa, per provare a farla vivere. Ecco, e io credo che la scommessa sia stata vinta e oggi questa è una struttura importante a servizio dei ragazzi della nostra comunità. Siamo con Bianca Maria Macarri, tecnico dell'associazione YTG Mamiata, che celebra un anno di attività in questa terza struttura alle Bagnore. Come sta andando questa attività? Ma devo dire che siamo molto contenti di aver iniziato questo percorso. E qui in montagna le bambine ce ne sono e quindi abbiamo cercato di portare avanti questa disciplina in una maniera, diciamo, semplice ma allo stesso tempo tecnica. Quindi speriamo che il nostro progetto abbia un futuro che possa garantire alle nostre ginnaste un percorso sportivo, e questo grazie anche a un supporter del comune che comunque ci è vicino e ci sostiene, e delle nostre famiglie che comunque, nonostante alcune piccole disagi e piccole cose che abbiamo avuto, sono sempre state molto vicine alla nostra associazione, quindi anche di questo ne siamo molto, molto orgogliosi. Siamo partiti con il piede giusto, credo, e abbiamo una grandissima voglia di far crescere in questo territorio questa disciplina che era fino a poco tempo fa sconosciuta. Sono 3 anni che sono qui nel territorio, sulla Miata, e quindi da quest'anno che il mio obiettivo è più propenso ad affrontare un percorso più difficile, quindi speriamo che ci si riesca da portare avanti le nostre aspettative. Ovviamente non era facile portare questa disciplina in un territorio, diciamo, un po' particolare come quello amiatino, però oggi c'è un bel clima, tante bambine, i genitori, la strada tracciata è giusta.
Sì, è stato abbastanza difficile. Come ho detto, sono 3 anni, questo è il quarto che sono quassù nel territorio, ma fino all'anno scorso in una maniera molto più blanda. Da quest'anno ci siamo predisposti di un impegno più profondo e quindi speriamo che le nostre bambine riescano a portare avanti gli obiettivi prefissi. Presidente WISP Sergio Perugini, un anno di attività nella terza struttura di Bagnore a Santa Fiora e oggi la dimostrazione che questa attività sta funzionando. Sì, sta funzionando anche perché all'interno di questa terza struttura sono circa 100-120 ragazzi che fanno attività nei vari sport, che sono ginnastica, tennis, mountain bike, calcetto, quindi per ogni settimana ci sono circa 100 ragazzi del comprensorio Amatino che utilizzano questo impianto. L'obiettivo della WISP, passiamo ovviamente al comune di Santa Fiora, era quello di riportare attività in questo impianto, ma soprattutto un po' in tutto il territorio comunale di Santa Fiora e del Monte Amiata, e questo obiettivo è raggiunto. Sì, è stato raggiunto perché ovviamente abbiamo portato attività nuove come la ginnastica, è stata la prima attività che ci abbiamo portato, e abbiamo fatto crescere anche le altre attività che erano già in essere qui nel comune, in questo impianto e nel comprensorio di Santa Fiora. La WISP di Grosseto, che sempre più spesso cerca anche di, come dire, delocalizzare le proprie attività e portare appunto lo sport anche in questi più lontani edifici della Maremma. Sì, certo, il compito di un comitato territoriale è di non solo valorizzare la parte centrale di Grosseto, dove è molto più facile proporre attività. Più difficile diventa decentrare nei posti anche in montagna, che insomma sia per il territorio sia per le cose è un po' più difficile organizzare e fare eventi quassù e fare attività.